Eccoci qua, vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video, spero che vi sia piaciuta questa nuova modalità in cui praticamente sto zitto e lascio parlare il meraviglioso paesaggio davanti a me. Ora, se avete piacere, vi descriverò nel dettaglio il percorso che abbiamo fatto in questi 3 giorni. Dopo 3 treni e una navetta super affollata alla faccia del Covid, siamo arrivati al lago di Braies, da dove non abbiamo fatto altro che prendere il sentiero dell'alta via delle Dolomiti numero 1, che con 1000 metri di dislivello ci ha portato al rifugio Biella, dove abbiamo lasciato giù gli zaini per salire più leggeri alla Croda del Becco, alta 2800 metri circa. Da lì si può godere di un panorama pazzesco, il lago di Braies sembra uno zaffiro incastonato nella valle, e dove purtroppo ci siamo fermati solo 30 secondi perché poi è iniziato a piovere, avendo la roba impermeabile giù al rifugio, nello zaino, siamo corsi giù. Dopo una bella birra ci siamo accampati verso il rifugio Sennes, da dove abbiamo ripreso il giorno dopo, scendendo prima al rifugio Pederu e poi al rifugio Fanes, dove abbiamo pranzato con gli ottimi canederli. Dopo pranzo siamo saliti verso il lago di Limo, dove inizia la salita verso il Pecchei di sopra. Da questa cima si ha una panoramica fenomenale sulla valle del Fanes sottostante e su tutte le cime attorno. È veramente una delle più belle che abbia mai visto. Una volta scesi ci siamo diretti verso il rifugio Gran Fanes, dove abbiamo cercato un posticino un po' appartato per le tende. Il giorno dopo, quindi l'ultimo, abbiamo ripreso l'alta via numero 1 verso il rifugio Lagazuoi per poi scendere al passo Falzarego. Da qui 2 navette e un treno ci hanno riportati a casa.
Fatemi sapere se questa nuova modalità vi può piacere, interessare, e noi ci vediamo al prossimo video.